Bella questa canzone, sì, sì. Dove Enrico si mette sempre le mani avanti per la playlist. Pensavo che ci metti le mani addosso. O le mani in pasta. O addosso a te. Le mani in pasta, bravo Filippo, perché mi fai. Tu hai cucini? No, cucini a casa. Io sì, ne ho. Beh, una cucina ce l'ho. No, ma cucini nel senso fai da mangiare attivamente in casa. Sì, sì, mi adopero, diciamo, da parecchio tempo. Ma perché ti inventi o guardi le ricette su internet? Ho imparato da mia madre, ogni tanto curioso questi, dalle quindi, ricette. Questi spaghetti al pomodoro che fai ogni giorno ti vengono bene, perché ti potrebbero venire meglio, secondo me, dopo questa idea bellissima che ha avuto un paio di ragazze, ma in generale l'Avis di Carrara in Toscana, e adesso le abbiamo qui con noi direttamente qui in radio RCS, Martina e Aurora. Pronto? Ciao Martina e Aurora. Pronto? Pronto? Ciao, ciao. Chi sto parlando adesso, con Aurora o Martina? Con Aurora, buonasera a tutti. Ciao. Ci siamo entrambi. So che ci siete entrambi, si sente, ma adesso voglio parlare solo prima con Aurora e poi parlo con Martina, va bene? Facciamo così? Va bene, va bene, va bene. Chi è la più giovane intanto? Allora partiamo dalla più giovane, senza dire l'età. Io, Aurora. Ok Aurora, allora Aurora, questa idea bellissima di questo libro di Avis di cucina con le ricette, come è venuta? Allora, il libro è nato dal progetto del nostro campus, il Campus Avis Giovani, sì? Che è un'iniziativa della nostra associazione Avis Giovani di Carrara, dico. Sì, il gruppo giovani della nostra associazione Avis Giovani Carrara. Sì. E in queste giornate che noi facciamo in questo campus seguiamo dei temi dal corretto stile di vita nelle varie tematiche della donazione. Negli ultimi due anni abbiamo approfondito il tema dell'alimentazione, appunto seguiti da Martina che è una nutrizionista, e l'ultimo campus fatto a settembre abbiamo sperimentato noi in cucina le varie ricette. Quindi presentiamo bene, allora tu sei dell'Avis di Carrara Giovani, mentre Martina è una nutrizionista, ma fa parte anche lei dell'Avis? È la nostra nutrizionista, ci segue nella nostra formazione. Ah, ok. Bello, bello, bello. Così almeno quello che si prepara durante appunto i pranzi o le cene sono tutti controllati. Eh sì, adesso parlo un attimo con Martina, facciamo questo ping pong. Sì. Allora Martina, tu sei la nutrizionista di Avis in generale o sei la nutrizionista solo per questo libro? No, sono la nutrizionista che segue i ragazzi durante il campus, dove praticamente nelle loro giornate passano delle ore con me, e in più sono anche la nutrizionista che ha partecipato alla stesura del libro. No, perché mi sembra, quando mi parlano dei nutrizionisti, mi sembra, sai, quello sempre Fantozzi, sai, quello polpette, quello tedesco. Sei un po' così, no? No, no, mangiano bene, li faccio mangiare. No, perché allora, è una dieta bilanciata con carboidrati e proteine, la tua che proponi? Certo, sono comunque piatti bilanciati, carboidrati, proteine, grassi, e è proprio la mia idea, quella che ho di trasmettere ai ragazzi durante il campus, proprio l'idea di una corretta alimentazione, ovvero non demonizzare niente, ma far... di entrare il tutto all'interno di una dieta. Beh, certo. Questo già mi piace, io che sono uno che ha la bocca larga, mi piace. Ritorno ad Aurora, Aurora. Sì. Allora volevo dirti, tu che sei giovane, perché insomma sei la più giovane, accetti questo fatto di mangiare sempre bilanciato o hai delle volte che ti, come faccio io che sono un goloso e quindi vai sulla Nutella, vai anche sulla Nutella, dico, no? Sì, sì, ma lo accettiamo comunque sia, non c'è tenuto a secchietto, siamo comunque sia, appunto, ha fatto una cosa molto bilanciata e ha formato noi giovani a parlare anche dell'alimentazione nelle scuole, quindi comunque sia un argomento che fa parte dei corretti stili di vita del donatore e quindi ci serve nella vita concreta di tutti i giorni, parlando con i giovani. Quante ricette ci sono all'interno del libro? Allora, abbiamo il libro diviso, come c'è, cioè, tutti i 10 libri di cucina, in antipasti, primi, secondi e dolci. Ah, bene, interessante. Per ogni sezione 10 ricette. Allora ti faccio una domanda secca, risposta secca: qual è delle tutte le ricette quella che ti piace di più?
Allora, ma è secca la risposta, no? Complicata. Non pensarci, devi essere veloce. Allora, finché pensi, passo ad Aurora. Aurora, Aurora, scusa, ci sei? Sì. È Martina che devi. Sì, scusa, Martina, Martina, scusa, ma è perché anch'io questo ping pong sono giù di carboidrati. Allora, Martina, scusami, la tua ricetta migliore qual è secondo te all'interno del, visto che la domanda l'ho già fatta? Allora, andiamo su un dolce che è il dolce tipico di Carrara ed è la torta di riso. Ah, torta di riso, bello. Quindi sono, scusa, siccome io ho questo piccolo problema che si chiama diabete, c'è qualcosa anche per i diabetici oppure sono solo ricette così, diciamo, in generali? No, allora, sono ricette diete, cioè, generali, in realtà non sono ricette solite dei soliti libri di nutrizione. Sono ricette che sono state ideate dai donatori principalmente, non solo ora, ok. E io mi sono occupata della parte nutrizionale, elaborando ovviamente uno scritto riguardo le proprietà nutrizionali degli ingredienti. Bello, bello, bello. Per cui i grammi bello da mettere, esatto, durante. No, magari qua, no, i zuccheri e tutte. Aurora, torno da te, hai deciso? Allora, sì, ho deciso. Allora anch'io vado su un piatto tradizionale nostro, i tordelli. I tortelli, scusa? Sì, i tordelli alla carrarina. Tordelli. Tordelli alla carrarina. Che sono con cosa, sì, scusa? Perché noi, sai, da Verona. Ecco, la carne, comunque sia, è la pasta fresca riempita dentro con la carne. Ah, ho capito, insomma. Secondo me sono buoni, così a sensazione. Volevo dire, allora, tantissime ricette fatte dagli avisini, quindi ho capito bene. Io il libro lo aspetto perché me l'avete promesso, perché io devo comunque fare qualche test, qualche ricetta, non certo io che la cucino, ma no, qualcuno cucinerà. Voi siete contenti di quello che avete fatto? Sì, siamo molto molto contenti. Per questo infatti vorrei ringraziare anche il nostro presidente, certo, Nicola Baruffi, e tutto il consiglio. Il presidente, scusa, il presidente Nicola Baruffi, che è quello che mangia voi. L'ultima, che magari è lì che ascolta. Lo salutiamo ricordando anche che probabilmente c'è qualche provente per questo libro, no? Credo di sì, adesso non so, ma credo che sia gratuito, perché l'Avis di solito è gratuito il libro. Sì, lo regaliamo a tutti i nostri donatori. Ecco. Per cui è una provenza che arriva ai donatori. Anche a casa mia arriva, quindi più bene, chiaro, dai, di così. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di questa bellissima idea. Magari verremo a trovare anche l'Avis di Carrara, chi lo sa, anche perché è una bella cittadina e quindi anche di tanti avvisini che vanno a donare il sangue, e oltre a donare il sangue donano anche le loro ricette. Avete qualcosa da dire per concludere? Non vi aspettiamo noi, e vogliamo ringraziare comunque sia anche Nadia per aver raccolto le ricette, il nostro chef Alessandro Bandoni per aver seguito i consigli dello chef, e il professor Riccardo Forfari per la prefazione, e appunto Martina per la parte nutrizionale. Noi vi salutiamo, vi abbracciamo, naturalmente a cena ci penseremo con le vostre ricette e le ricette dell'Avis. Noi vi dedichiamo questa bellissima canzone. Ciao, grazie mille. Ciao Aurora, Martina. Ciao.